Sarà un primaggio sicuramente diverso dagli altri anni, ancora se vogliamo più preoccupante rispetto a quello che è stato lo scorso anno la pandemia, perché c'è una guerra probabilmente che sta devastando l'Europa e mette in difficoltà appunto anche il lavoro. Noi pensiamo sempre che il lavoro e pace, che è appunto lo slogan di CGIL e CISL nazionali quest'anno, sia un connubio fortissimo. Non c'è lavoro senza pace e non c'è pace senza lavoro. Oggi i problemi legati alla guerra in Ucraina e anche alla ripartenza dell'inflazione, quindi anche della erosione del potere d'acquisto degli stipendi, stanno pagando anche fortemente questa cosa. Ci sono dei settori che sono in questo momento in forte difficoltà, se non nel momento attuale in prospettiva, perché sono quei settori che hanno le produzioni che hanno, diciamo così, un carattere di utilizzo dell'energia molto, molto più importante di altri. Mi riferisco a tutti quelli che hanno ad esempio la necessità di utilizzare dei forni piuttosto che delle macchine per lo stampaggio, ma non solo, quindi il settore del vetro, il settore della gomma plastica, ma anche tutto quello che riguarda in qualche modo alcuni settori della metalmeccanica in modo particolare, che hanno ovviamente delle prospettive di difficoltà importanti. Ovviamente come si svilupperanno queste cose ancora è un dato abbastanza difficile da poter preventivare. Un primo maggio sempre sentito, perché comunque è una ricorrenza che ci teniamo noi in particolare del sindacato, no, ad onorare. Quest'anno si farà un concentramento nazionale ad Assisi, e dove appunto parteciperemo sicuramente tutti, magari sarà meno ricco di musica e di dibattiti, però sarà, ecco, un luogo sicuramente centrale, perché ci ritroviamo tutti a metà strada e come sempre, insomma, verrà celebrato nel modo più adeguato.